Oh carissimo, perché si mette a potere. Ma proprio il costume. Ho messo a lungo il volo. Era sta ditemi in tasca. La notizia dell'evento storico che il centro diurno anziani di Orzinuovi vuole questa sera proporre per la terza volta alla cittadinanza ci è dato in esclusiva dallo storico orceano Domenico Codagli, con queste poche righe che seguono la lezione dei rimarcabili fatti del 1535. L'anno seguente il duca di Savoia, che fuggito era di Piemonte, toltogli dal re di Francia, entrando nell'Orci per la porta del soccorso, ora via Zanardelli, alloggiò quel giorno e la notte seguente in casa dei Gualtieri, dove
dove, per gratitudine e innata sua gentilezza, spiegò la sacra sindone di Gesù Cristo al popolo. E la mattina per tempo, congiuntosi con la cavalleria che l'aspettava di fuori, partì per Mantova. Il Codagli, nato nel 1562, non poteva essere testimone oculare del fatto, ma ne raccolse sicuramente la memoria da qualcuno che ne fu partecipe. Chi era il Duca di Savoia in esposizione in questi giorni è un telo di lino di metri 4,36 per 1,10 m. Porta molti segni dei tempi, bruciature, rammendi, rappezzi. Porta macchie e profili di ferite in un colore brunastro, di sangue antico. Porta per tutta la sua lunghezza la lievissima impronta di un corpo disteso. L'impronta è dorsale, come se il corpo fosse stato posato sopra la prima metà del telo, ed è anche frontale, come se la seconda metà gli fosse stata posta addosso per coprirlo. Il corpo è di un adulto maschio, con capelli e barba lunghi. È atteggiato come un cadavere, ha gli occhi chiusi. Consegna al presidente della Proloco la sindone, sottolineando così l'impegno della Proloco a ripetere tra 5 anni l'evento. Vi ringrazio di aver pensato a noi Proloco per il proseguo di questa bella iniziativa. Noi ci metteremo l'impegno anche insieme a voi, speriamo anche in un vostro aiuto. Grazie e complimenti. Beh, assieme a noi sarà un po' dura, perché non so quanti anni avrò allora, fra 5 anni. Comunque era giusto passare il testimone alla Proloco, perché è l'associazione più adatta a ricordare un evento storico realmente accaduto, quindi non è una cosa che abbiamo inventato noi anziani, è una cosa reale, citata da storici, e quindi noi ci siamo presi questo impegno nel 2005, l'abbiamo rifatto nel 2010 e per la terza volta nel 2015. È giusto quindi che la Proloco si faccia carico appunto di questo momento. Cederei la parola al sindaco, che sicuramente vorrà dire qualcosa ed è testimone appunto di questo passaggio. Evento particolare al centro diurno anziani e un benvenuto agli ospiti che hanno accompagnato questo corteo. Un ringraziamento perché hanno ravvivato e hanno reso noto, per chi non lo conosceva, una tradizione, un evento che è avvenuto oggi nuovi 500 anni fa, e penso che questo sia una cosa importante, ricordare da dove veniamo, cosa accadde, perché questo ci può condizionare nel presente. Penso che questo della sindone sia una metafora dell'ospitalità, un simbolo dell'ospitalità. E diciamo che l'ospitalità ha contraddistinto gli orzeani, che sono stati riconosciuti per aver ospitato con l'estensione della sindone. Penso che gli orzeani negli anni si sono distinti per ospitalità e per accoglienza. L'auspicio è che questo possa continuare, ci stimoli a essere accoglienti verso chi ci chiede ospitalità. Quindi grazie al centro diurno e grazie alla Proloco che prende il testimone, e voi sicuramente sarete testimoni e attori anche fra 5 anni, quindi grazie e buona serata. Seguirà verso Piazza Garibaldi, andremo alla porta di Sant'Andrea, ci scioglieremo poi dopo al centro diurno. Grazie a tutti, buonasera. Sì, al corteo un attimo, che Nicola, lo sputafuoco, vuol fare qualche numero, quindi prima di... Thank you.
scusa.